Buongiorno, sono le 7:30, sono già vestita pronta per andare al lavoro. Oggi è venerdì e ora portiamo giù i cani. Non capisco se è nuvoloso o se c'è una cappa di umidità. Fa un caldo incredibile. Tra l'altro, primo giorno di ciclo, quindi top. Ci vediamo dopo. Ok, stamattina vorrei fare la terrazza perché ora inizia il periodo che comunque mancano tutti i weekend. Scusate, ho avviato la lavatrice, potevo aspettare per avviarla. Penso passino molto tempo sulla terrazza e quindi voglio dare un'occhiata alla terrazza in vetri. Inizio subito, ci vediamo dopo. Sono a casa, mamma mia, sono buona, buona. Che stanchezza. Sono fatta un culo stamattina. Ho fatto tutta la terrazza, tutti i vetri, tutta la casa. È andata super veloce, di modo che Marco potesse venire a riprendere. Così ho preso anche il ghiaccio. Che caldo. Ciao Olaf. Comunque, ora mi metto subito a dare una sistemata a casa, una cosa veloce perché sennò finisco alle 2. No, Olaf, ti prego. Sono sudata. Voglio impastarmi la pancia. Mi ha lasciato la chiave, devo fare due copie della chiave che apre la porta sulle scale, di modo che se succede di nuovo che l'ascensore non funziona, posso comunque entrare in casa usando le scale. Io avrei caldo, comunque. Mi ha lasciato un biglietto con scritto "prenda i denari dalla busta". Mi fa troppo ridere che dice denari. Quindi prima ho preso 20 euro e poi ero in dubbio perché mi ricordo che la chiave che abbiamo fatto qui, quella lunga, che comunque è una chiave normale, solo che appunto è lunga, di quelle lunghe, ma comunque una chiave normale, diciamo, comune, ecco, costava 8 euro fare la copia di quella. Di questa qui, dopo ve la faccio vedere casomai, che è veramente stranissima. Metti che non bastano 10 euro per una, quindi ho ripreso altri 10 euro. Cosa dicevo prima? Faccio una cosa veloce. Alla fine ho fatto tutto. Ho fatto i bagni, ho lavato per terra tutta la casa. Non lo so nemmeno io come è successo, però non ero contenta. E mi sembrava tutto troppo sporco, quindi ho detto no. E tra l'altro sono stata anche velocissima. Mezzogiorno e mezzo, insomma, e 40. Praticamente in un'ora ho fatto tutto. E una cosa che ho notato, quando ho il ciclo, che prima di iniziare mi sento che non ce la faccio a fare niente. Poi se mi ci metto, sono anche più energica del solito. Non lo so come mai, succede anche a voi, non lo so, ci avete mai fatto caso? Comunque, devo mangiare adesso. Devo bere, prima di tutto devo bere. Ho i ceci, ho ancora i ceci perché i ceci che avevo fatto erano tanti. Quindi pensavo di mangiare appunto un po' di ceci, però solo i ceci non mi riempiono un granché. C'è ancora un burger vegetale, quindi mi faccio quello con contorno di ceci e sono a posto. Ho provato a abbassare la tapparella anche di qua e aprire la porta per vedere se passa, se circola un po' d'aria, ma niente. Mamma mia, che caldo! Ecco qua il mio pranzo: ceci e burger. Buon appetito! Comunque, stavo valutando l'idea di lasciare la macchinetta del caffè qui. Ce l'avevo messa momentaneamente perché, avendo preso la riduzione per attaccare il ventilatore di là, non potevo più attaccare la macchinetta del caffè dove era posizionata prima. E in questi giorni che è stata qua, ho
Non mi dispiaceva, in effetti, a parte che è comoda, più alta. Quindi, appunto, stavo pensando seriamente di lasciarla qui e ho provato a mettere i cestini del caffè qui dentro, dove c'è tutte le cose di plastica. Ho fatto un po' di spazio, ho infilato i cestini qui, così sono a portata di mano. E qui sul tavolo risulterebbe così. E non lo so, voi che dite? Questa è la chiave che vi dicevo che devo fare due copie. Vedete com'è strana, cioè perlomeno io non l'avevo mai vista prima una chiave così. Finalmente vado a fare la doccia. Che ore sono? Le 2:20. Ho messo a caricare il video. Mentre carica faccio la doccia. Finalmente, doccia fatta, mi sono data una sistematina. Stasera quando Marco torna devo ricordare che dobbiamo andare a prendere fiorellini e erbette per fare l'acqua di San Giovanni. Olaf, ma tu non hai caldo, no? Mi sembra che stai suonando. Hai un dubbio, tuoni o moto? Perché a volte li confondo. Però in effetti sembra si sia annuvolato. Ora, un temporalino sinceramente ci sarebbe anche una bella rinfrescatina. Però puoi aspettare che vado a prendere le erbette prima, per favore. Io direi che è ora di merenda. Mi sbuccio una mela, solo mela, niente noci perché le noci sono finite. Mi sono appena accorta che mi è venuta una bolla, non so se si vede, penso di sì. Infatti mi facevo questa mattina mentre pulivo. Temporale no, non è mai arrivato alla fine. Stavo iniziando a montare il video per domani. Poi mi vesto, così appena Marco arriva andiamo a prendere i fiorellini e le erbette, se non me lo scordo. Marco mi odierà perché sta morendo di fame, poveraccio, e quindi vorrebbe subito mangiare, giustamente andare a raccogliere fiorellini e erbette non è la sua priorità, diciamo. Vabbè, se veramente tanto affamato, pazienza, non la faccio l'acqua di San Giovanni. O magari cerco qualche fiorellino giù nel prato. Ce ne sono veramente pochi perché hanno tagliato l'erba 2 giorni fa. Che poi un po' mi dispiace fare quest'acqua di San Giovanni, cioè mi dispiace staccare il fiorellino per fare l'acqua, mi sembrava proprio brutta da fare. Sono un po' combattuta in effetti su questa usanza. Sapete cosa? E se mettessi l'acqua e basta? Fuori la notte senza uccidere dei fiorellini. Allora, facciamo la nuova tradizione inventata da me. L'acqua di San Giovanni senza erbette e fiorellini. Ho deciso. Quindi, dopo il tramonto, metto fuori l'acqua e domattina mi ci laverò il viso. Ok, sta per arrivare Marco. Quindi ah, devo mettere le scarpe, ci portiamo giù i cani. Lo dico piano perché loro capiscono ormai questa frase che mi hai sentita quando sento portiamo giù i cani. Impazzisco. Poi mi farò da mangiare e tutto dipende da cosa vuole mangiare Francesco. Se Francesco vuole la pasta col pesto, io mangio la pasta col tonno. Se vuole la pasta col tonno, io mangio la pasta col pesto. Insomma, quello che non vuole lui mangio io. Ok, mi ho portato giù i cani, sono pigiamata, fuori da solo perché sto morendo di caldo. E faccio la pasta col pesto. Ecco la mia acqua di San Giovanni, senza fiorellini ed erbette. Dai, secondo me funziona lo stesso. Sono tutti stravolti dal caldo e vado a sistemare la cucina, poi mi rilasso un po', finisco di montare il video per domani
Ti saluto e vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo alla prossima volta.